Si è parlato, e mi sembra doveroso tornarci, di ottima annata. Qui citiamo un famoso film, ma credo che i progetti siano tanti e buoni. Vuole anticiparci qualcosa? Sì, siamo alla presentazione dell'Asti. E l'annata è un'annata importante, perché pensiamo che dopo 3 anni del mio arrivo qui all'Asti, questo sia un anno dove forse abbiamo visto un pochettino di più tutta una serie di componenti per cercare di avere una società sempre più forte e anche un organico, anche a livello tecnico, di giocatori che sia di livello. Quindi ecco, un'ottima annata, perché ci sono tutti gli ingredienti per fare una buona annata. Direi che, insomma, il film che io ho visto, insomma, mi è piaciuto. Ecco, nuovi acquisti e tante riconferme. Sì. Un Asti che, secondo quanto lei ha detto, secondo quanto insomma è emerso dai racconti di oggi, c'è la voglia di crescere, non si parla di salvezza. No, non ci voglio neanche pensare. Il discorso salvezza è un discorso che poteva riguardarci negli anni, primo o secondo anno. L'anno scorso abbiamo già fatto bene. Quest'anno vorrei fare molto bene, per cui abbiamo inserito giocatori di esperienza, giocatori di qualità, dei giovani di valore con delle buone promesse. Abbiamo puntato sul solito gruppo di Asti, però abbiamo inserito delle chicche, dei ragazzi che vanno a completare tutto quello che è l'organico, che è già buono. Allora, mister, il main sponsor ha lanciato e il presidente anche, hanno lanciato dei messaggi importanti, quindi si deve vincere, parola d'ordine e portare un risultato. Vabbè. Il main sponsor o presidente ha sempre voglia di scherzare, quindi la prendo come una battuta, perché credo che comunque Asti deve capire bene qual è la sua dimensione. È vero che ha, secondo me, ottimizzato bene la propria rosa, magari rinunciando a qualcosa da una parte per cercare di metterla dall'altra parte, soprattutto dove l'anno scorso sono stati evidenziati dei problemi. Io credo che prima di dire qual è il campionato che dovremmo fare, dovremmo cercare di trovare un assetto importante con questi nuovi giocatori. Di sicuro abbiamo migliorato il discorso esperienza, perché comunque sono arrivati giocatori importanti che secondo me dovranno riscattare le loro annate collettive, perché sono molto bravi a livello individuale, però le loro squadre comunque non hanno fatto campionati importanti, quindi noi abbiamo fatto anche questo tipo di ragionamento. Però al di là di tutto, io credo che è necessario adesso lavorare, costruire una squadra, cosa che è stata fatta l'anno scorso, che aveva dei pregi, aveva anche dei difetti, però alla fine ha trovato l'amalgama giusto, la situazione giusta, e ha trovato un campionato importante.